Paola Campadelli e voi direte: ma che cosa è venuta a fare qui questa persona? Che ci stiamo a fare noi qui? Effettivamente, che ci stiamo a fare? Siamo qui per stare insieme e per cercare insieme di aiutare, di trovare delle soluzioni a delle problematiche che oggi stanno veramente affliggendo la nostra società in un modo molto grave, come l'alcolismo, la droga, il tabagismo, il gioco d'azzardo. Sono problematiche grosse, però grazie all'iniziativa di Medianet Group e grazie a ciò che ha fatto il professor Mangiaracina, e cioè lo scrivere queste brevi regole che sono in questo libretto, e quindi cercare di stare insieme per prevenire e per divertirci in pratica, cercando di risolvere questi problemi insieme. Noi questo è quello che cerchiamo di fare. Noi iniziamo con questa foto, che è una foto un po' particolare, perché è una foto un po' strana, come voi vedete. Non so, riuscite a vedere bene tutti quanti? Allora, l'avete visti che questi sono coccodrilli? Non lo so, la fine non si sa mai, perché forse c'è la seconda puntata, capito? Intanto questa è la prima puntata, è una fiction questa. Allora, ci sono dei coccodrilli che stanno a un lato di un laghetto, di un fiume, c'è un paracadutista che scende. Ma che cosa sta a significare questa cosa? Il paracadutista, secondo voi, voleva veramente ammarare lì? Perché atterrare si atterra in terra. Pensa lui, pensa di no. Come ti chiami? Ci diamo tutti del tu, siete d'accordo? Possiamo darci del tu? Io sono Paola per tutti. Dimmi, Bruno. Io vedo un mare. Lo vedi male, eh? Anche noi mi sa che tanto bene non lo vediamo. Secondo voi quella persona voleva veramente buttarsi in questo posto? No, eh? Mi sa pure a me. Allora, che cosa sta a significare? Che cosa sta a significare questa foto? Il colmo della sfortuna. Il colmo della sfortuna. Potrebbe essere un... Oppure? Che si è rotto il paracadute. Oppure? Ma è un atterraggio, brava, ti chiami? Carmelina, è un atterraggio sfortunato, ma che cosa vuol dire? È un atterraggio sicuro? No. E perché non è sicuro? Che cos'è che vi dà l'impressione di questa non sicurezza? Le bestie? Lo stanno aspettando perché c'è roba buona, lì finalmente si mangia. Questa immagine sta a significare semplicemente che ognuno di noi è sicuro nella vita o si sente sicuro di qualche cosa. Invece questo è sbagliato, perché non dobbiamo mai sentirci sicuri al 100%. Mai. C'è sempre un imprevisto, c'è sempre, come ha detto Carmelina, come ha detto Bruno, c'è sempre un qualcosa che non abbiamo messo in conto e per cui ci troviamo così, spiazzati, come quello che si droga e dice: tanto io smetto quando voglio. È sbagliato. Una volta, tu sei? Stefano, bravo Stefano. Una volta entrati dentro è difficile uscirne, è difficile dire sì, sono sicuro di me stesso, io gliela faccio quando voglio. Bere, io gliela faccio quando voglio. Non è vero, non è vero, è molto difficile. E l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, per cui ci dà molto da pensare. E insieme a queste foto che io vi mostrerò, noi entreremo a mano nei vari argomenti per sapere poi cosa fare, a chi rivolgerci e come risolvere eventuali problemi. Se qualcuno di voi ha degli animali in casa? Carmelina, anch'io, ne ho due. Anch'io due. Uno di 53 kg e una belva di 3 kg, scarsi. La belva è quella dei 3 kg. Che cani hai, Carmelina? Amore. La peste. La peste, la pincer. Stupendi, non ne ho dubbi. Allora, per coloro che hanno qualche animale dentro casa, non so se voi lo sapete o ci avete mai pensato, se qualcuno fuma in casa, avvelena anche gli animali.
Quindi anche gli animali possono avere problemi respiratori, problemi di cancro, problemi di altro genere, di circolazione, eccetera, dovuti al fumo. Quindi il fumo passivo che si viene a determinare dentro un ambiente chiuso è negativo anche per gli animali. Consuma completamente, ma non solo, notate l'indifferenza, cioè è come se la gamba non fosse la sua, cioè io continuo a fumare e via. Ma chi di voi mi sa dire quanto dura il piacere di una sigaretta? Quant'è il piacere di una sigaretta? Bravo Mario, il piacere di una sigaretta è solo il tempo che dura la sigaretta. Vale la pena? Vale la pena? Ci vogliono dai 15 ai 20 anni di tempo, dopo che uno ha smesso di fumare, per eliminare il cancro ai polmoni. Cioè, ci vogliono dai 15 ai 20 anni di astinenza dalle sigarette per essere tranquilli di non avere il cancro dovuto naturalmente al fumo. Insomma. Appunto, è interessantissimo anche per prevenzione in futuro e per diciamo tante persone che fumano tanto e con questa diciamo con questa trasmissione che avete fatto oggi tanti prendono spunto per non farlo magari in avvenire. Una vita sana potrebbe, magari si potrebbe fare tanta ginnastica, mangiare bene, sano, nel senso non fritti, non roba che, non salumi, non saccati, poco maiale, grassi, insomma tutte queste cose. E poi fare un po' di ginnastica, camminare molto, bere molto, specialmente l'estate che si... E così insomma è una vita... E tranquilli. È andata bene, sono cose interessanti quelle che avete detto, specie per quello che si sente adesso che cominciano i bambini da 11 anni già a fumare e a drogarsi pure. E più sei più la gioventù si sta rovinando. Speriamo che facciano qualche cosa quelli che comandano per i giovani. Perché ci sono tanti giovani che non hanno lavoro e che si riducono poi a fare quel lavoro che rovinasse la vita con la droga, perché a quell'età ancora non capiscono niente, lo dovrebbero capire perché già adesso ti dicono tutto quello che succede e andasse a rovinare di questi tempi. Una volta non si sapeva, ma adesso che si sa quello che fa la droga, quello che fa il vino, non dovrebbero mai cominciare questo. È un progetto buono perché se una le sa le cose già insomma può dare consigli pure agli altri.